Natura episodica del long COVID. Il long COVID si presenta con una serie di sintomi che possono interessare diverse parti del corpo. A volte rimangono sempre gli stessi, in altri casi possono cambiare o migliorare e poi peggiorare. Questi sintomi possono fluttuare in modi diversi e talvolta imprevedibili. Ciò può influire negativamente sul benessere e sulle capacità di svolgere le attività quotidiane, sul ritorno al lavoro, sulla vita familiare, sulle relazioni e sulla capacità di prendersi cura degli altri. Poiché le esperienze delle persone possono cambiare o fluttuare, il long COVID è stato descritto come una patologia o disabilità che può essere multidimensionale, episodica e talvolta di natura imprevedibile. Le persone affette da long COVID sperimentano diverse tipologie di disabilità: fisiche, cognitive, mentali ed emotive, difficoltà nelle attività quotidiane, nell'inclusione sociale, incertezza o preoccupazione per il futuro della propria salute. Le persone affette da long COVID possono quindi sperimentare differenti disabilità. Disabilità episodica è un termine utilizzato negli studi scientifici per descrivere gli alti e bassi che si possono sperimentare nei sei ambiti delle disabilità. Ad esempio, una persona può manifestare astenia, respiro affannoso, dolore e confusione mentale. Ciò può influire sulle capacità di fare la doccia, di preparare i pasti o di tornare al lavoro. Queste difficoltà potrebbero portare a un abbassamento del tono dell'umore o a una depressione. Tutto ciò può avvenire in combinazione con la preoccupazione per la durata del malessere e per le sue conseguenze economiche, pratiche ed emotive. Queste dimensioni della disabilità possono anche essere influenzate da diversi fattori. Possono essere aggravate dallo stigma, dalla mancanza di fiducia riguardo ai problemi di salute o da ambienti inaccessibili. Oppure possono essere migliorate grazie a un supporto pratico ed emotivo, come ausili domestici, le modifiche ambientali e il supporto tra pari, ovvero quando le persone usano le loro esperienze per aiutarsi a vicenda. Inoltre, alcune dimensioni della disabilità possono essere scatenate da fattori come il movimento o l'esercizio fisico, attività prolungate che richiedono concentrazione come le riunioni online o da altre patologie preesistenti che contribuiscono alla disabilità. La disabilità che deriva dal long COVID può avere una natura multidimensionale ed episodica. Ci sono già milioni di persone nel mondo che vivono con il long COVID, spesso da molti mesi o anni, ed esistono rischi di reinfezioni da COVID-19 e diverse varianti. La crescente diffusione globale del long COVID, con il suo impatto umano ed economico, rende più complesso il tema della disabilità ed è un problema di salute estremamente importante su cui riflettere, un problema da affrontare e studiare. Nel prossimo video parleremo dell'impatto del long COVID sulla vita quotidiana.